settimana, nuova puntata di Siamo Noi. Un saluto al pubblico in studio, naturalmente un saluto a chi ci segue da casa. Corruzione di ogni tipo, con le parole pronunciate qualche giorno fa dalla Presidente dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, apriamo questa nostra trasmissione, perché con quelle parole Cantone ha sintetizzato in maniera abbastanza efficace quello che sta accadendo nella sanità italiana, arrivando anche ad affermare che proprio questo delicatissimo settore è ormai il terreno di scorribande di delinquenti. Sì, Massimiliano, un'affermazione forte. L'intervento di Cantone è arrivato a commento della presentazione di un rapporto intitolato Curiamo la corruzione, che ha provato a gettare luce sul malaffare nella sanità italiana, quindi dalle gare d'appalto pilotate, agli acquisti maggiorati di beni e servizi, all'assunzione irregolare di personale, alla gestione anche questa pilotata delle liste d'attesa. Insomma, un sistema molto poco trasparente che secondo alcune stime costerebbe a tutti noi contribuenti 6 miliardi di euro, risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare quei servizi sanitari che in nome del risparmio subiscono tagli pesanti a discapito ovviamente dei cittadini e soprattutto dei pazienti. E allora Gabriella, noi tutti, noi cittadini, contribuenti e perché no pazienti, vogliamo capire quali siano le conseguenze e anche le cause di tutto questo e quanto incide sulla sanità di tutti i giorni. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti che raggiungiamo subito in postazione. Eccoli qui. Allora, un grazie a Francesco Macchia, presidente dell'ISPE Sanità, una delle organizzazioni che ha collaborato alla realizzazione del rapporto Curiamo la corruzione. Benvenuto. Buongiorno, a Siamo Noi. A voi. E un bentornato alla collega del Corriere della Sera, Margherita De Bacca. Grazie Margherita per grazie essere di nuovo voi. Con noi. Un saluto a Isabella Mori, responsabile delle politiche per la trasparenza di Cittadinanza Attiva. Grazie per essere arrivata al tavolo di Siamo Noi. Allora, Macchia, io direi in apertura di chiederle subito l'aiuto, no? E le chiedo questo: come nasce il rapporto di cui abbiamo parlato? Il titolo è già abbastanza efficace, no? Curiamo la corruzione. E con chi lo avete realizzato? Questo rapporto nasce nell'ambito di un progetto triennale, appunto, Curiamo la corruzione, per l'appunto, che ISPE Sanità, l'Istituto per la Promozione dell'Etica, che ho l'onore di presiedere, sta sviluppando con Transparency International, con Censis e con RISC, una società di ricerca criminologica. Quello che si è voluto fare e quello che si ripeterà poi nell'arco dei 3 anni è una fotografia del fenomeno della corruzione in sanità, andando ad analizzare lo stesso fenomeno dal punto di vista sociologico, quindi andando a vedere quella che è la sensibilità degli operatori rispetto al fenomeno, quelle che sono le attività anticorruzione messe in atto all'interno delle aziende sanitarie ospedaliere e quelle che sono gli sprechi e le inefficienze in qualche modo non giustificabili. Entreremo nei particolari fra pochissimo, però intanto le chiedo chi avete intervistato e con quali criteri è stata condotta la ricerca? La ricerca, allora, sono stati intervistati gli operatori di ogni tipo che operano all'interno delle aziende sanitarie ed ospedaliere per quanto riguarda la ricerca sulla percezione. I criteri di selezione sono stati quelli di rappresentatività su scala nazionale, evidentemente, quindi abbiamo cercato di trovare un campione rappresentativo. L'occasione poi di presentazione di questo rapporto è stata la prima giornata nazionale contro la corruzione in sanità. Questa è stata un'iniziativa che è un'iniziativa di mobilitazione nazionale contro il fenomeno della corruzione. Il risultato è drammatico, lo dicevamo in apertura. Si parla di un buco, possiamo definirlo così, di un malaffare che è stimabile intorno ai 6 miliardi di euro l'anno. E tutto questo naturalmente a chi costa? Beh, a noi contribuenti italiani. Macchia, ma dove vanno a finire questi soldi invece che produrre risparmio o servizi? Purtroppo vanno a finire nelle tasche di pochi, a discapito di molti e a discapito dei servizi. Il fenomeno di corruzione è molto diversificato in sanità. La stima che si fa, quella che lei citava, era una stima di 6 miliardi, è evidentemente indicativa, ma come ha detto anche Cantone, verosimile.
Le tipologie di corruzione in sanità possono essere tante, dagli appalti, da quello che è tutta la parte di acquisti che vengono fatti, o acquisti inutili, o che pure vengono fatti per poi non essere controllati successivamente, a quelle che sono tutte le nomine di carattere politico, di tipo politico, la connessione, da famosa quelli dirigenziali, connessione poi anche al personale, esattamente, all'assunzione di personale, collegate all'assunzione di personale, quindi anche quello è una grande macro area. E poi lo vedremo meglio, però c'è un altro titolo che noi abbiamo selezionato e che vorremmo proporle per aprire anche qui una riflessione e avere il suo parere. È l'Avvenire, vorrei chiamare, ecco no, l'Avvenire lo richiamo io. Eccolo qua. Il 7 aprile, giovedì scorso, sanità, bustarelle da 2 milioni di italiani. Allora qui o il malaffare è generale o lo è la disperazione o entrambe le cose, perché non sono soltanto sprechi ma anche mazzette per essere curati, per avere tutelato e riconosciuto il diritto alla salute. Sì, purtroppo questa è una pratica che noi abbiamo individuato essere abbastanza comune, e questo dispiace soprattutto nell'ottica di un sistema sanitario universalistico come quello che è il nostro, e che dovrebbe garantire, senza il bisogno di tangenti o mazzette, l'accesso ai servizi. Invece da quelle che sono le indagini che Censis ha fatto, ci sono 2 milioni di italiani appunto che hanno, negli ultimi 5 anni, ovviamente non è storia recente dell'ultimo anno, sennò sarebbe un dato assolutamente drammatico, dovuto pagare per accedere ai servizi. C'è stato uno scandalo, per capirci di cosa si tratta, c'è stato lo scandalo a Ruggi di Salerno non più di 2 settimane fa, in cui per essere operati e per superare le liste d'attesa e quindi essere operati alla testa, al cervello, da un grande neurochirurgo, i pazienti erano costretti a pagare tangenti tra i 5.000 e i 30.000 euro. Questa è certamente la cosa più odiosa, no? Sono tutte cose odiose, ma questa davvero, quando poi si quando scherza tocca, sulla salute, quando tocca la davvero, salute, è davvero appunto drammatico. E questo fa arrabbiare gli italiani. Assolutamente. Allora sentiamo cosa ne pensano i nostri telespettatori. Eugenia. Sì, vi chiediamo se avete la percezione che la sanità italiana sia corrotta, come emerge da questa inchiesta, e anche se siete stati vittime di episodi di corruzione all'interno delle strutture ospedaliere italiane. E ancora vorremmo sapere se avete mai dovuto chiedere favori per essere curati, magari appunto per velocizzare analisi cliniche ed accertamenti. Fateci sapere la vostra opinione, condividete con noi le vostre esperienze, potete farlo telefonandoci al nostro numero verde 822 88 96 oppure scrivendoci a siamo noi @tv2000.it o ancora mandandoci un tweet a @siamo noi tv2000, o se volete c'è anche la nostra bacheca di Facebook. Grazie Eugenia. Margherita, stiamo rimestando in un vero e proprio buco nero. Quello che hai sentito te lo aspettavi? E soprattutto quanto incide poi sulla richiesta di salute da parte nostra, da parte di tutti noi? Ma sinceramente sono numeri che mi lasciano un po' sorpresa, perché se anch'io, sì, c'è una certa percezione che nel sistema sanitario pubblico qualcosa non vada, però sicuramente non è la catastrofe che si evince da questi dati. Poi io non ho capito, sono andata a leggermi bene tutti i criteri con cui l'indagine è stata effettuata, la percezione, anche il cittadino, i 2 milioni di cittadini che hanno avuto la percezione che siano state date mazzette, ecco, è sulla parola percezione che non riesco a trovare una risposta, perché poi negli ultimi anni la sanità ha avuto degli interventi importanti di cui magari si devono ancora vedere risultati pieni e concreti, la legge che sulla centralizzazione degli acquisti dei beni e dei servizi, che adesso cominciano, sono state istituite delle centrali uniche per le regioni, per cui i macchinari e altro si devono comprare lì, non altrove, e questo lascia meno margine a ogni tipo di mazzetta, di intrusione da parte di terzi. Facciamo così, Margherita, sentiamo che cosa si intende per percezione, così ci leviamo subito il dubbio. Sì. Macchia. Mm-hmm. Ma innanzitutto sul tema degli acquisti, ovviamente le centrali uniche devono ancora entrare in vigore, cioè l'unica probabilmente regione che le ha applicata è la Toscana, in tutti gli altri
regioni ancora non è entrato in vigore, quindi sicuramente ci aspettiamo dei cambiamenti, però al momento per quanto riguarda il rapporto che abbiamo presentato noi. Sulla percezione. Per quanto riguarda la percezione, allora sono due dati diversi, diciamo. Noi la percezione che noi abbiamo utilizzato è una percezione molto qualificata, perché era quella degli operatori sanitari, quindi medici, manager, operatori che diretti, operatori sanitari a vario titolo, direttamente impegnati nella sanità. Il dato dei 2 milioni è un dato sempre di Census, ma credo dello scorso anno, di un altro rapporto dello scorso anno, invece sulla percezione dei cittadini. Ma Margherita, secondo te che scatto c'è tra la percezione e la realtà del sistema sanitario? Ma secondo me ce n'è abbastanza, perché noi siamo molto condizionati da quello che vediamo intorno. In effetti l'immagine degli ospedali e della sanità pubblica nel complesso, anche per colpa nostra, per i titoli che escono sui giornali, l'immagine è sicuramente negativa, per cui uno c'ha questo condizionamento. Anche a me chiedono in continuazione favori per saltare le liste di attesa, io glielo dico, le liste di attesa sono blindate, perlomeno dal mio punto di vista. Poi tutte le volte che ho verificato, non per fare un piacere a qualcuno, ma per mia, cioè, anche per abbinare le due intenzioni, non è stato possibile, non ho trovato che sia così facile, tranne che ovviamente in alcune realtà che esisteranno, soprattutto in certe zone del paese, però insomma no. Però Cantone va giù duro, parla di scorribande, sì, di delinquenti, vuol dire che è verosimile che si annidino nella sanità? In certe realtà sanità, sicuramente sì, in certe realtà, ma come nella nostra società ci sono delle sacche di sporcizia, chiamiamola così, che sono sedimentate. Se oggi andiamo in certi ospedali ancora molto antichi anche della capitale, vediamo che ci sono delle situazioni sedimentate che ancora permangono, però si sta facendo qualcosa e non è così diffuso questo malaffare, ecco, è questo che voglio dire. A questo punto anche cittadinanza attiva, perché voi, ecco Mori, ricevete segnalazioni di errori medici, attese appunto lunghissime al funzionamento. Noi ci domandavamo quanti casi di corruzione vi vengono segnalati dai cittadini che entrano in contatto con il sistema sanitario nazionale. Guardi, che il cittadino segnali proprio il caso di corruzione che è capitato a lui personalmente è molto difficile. Perché non lo segnala in quel caso, cioè magari è più facile che alla nostra associazione il cittadino appunto segnali l'errore medico piuttosto che la lista d'attesa, piuttosto che una difficoltà di accedere al servizio di cui ha bisogno, perché purtroppo ancora, soprattutto poi in un settore così delicato che coinvolge proprio emotivamente, no, la salute dei cittadini, magari ancora si tende poco a denunciare laddove si viene in contatto con eventi corruttivi o comunque con informazioni di questo tipo. Il nostro lavoro come associazione su questo tema è proprio quello invece di informare e formare i cittadini, dire che se qualcuno propone di forzare una lista d'attesa non è sicuramente la soluzione pagare per passare davanti ad altre persone che hanno sicuramente altrettanto bisogno di far quella visita piuttosto che quell'intervento, ma la soluzione è quella di denunciare. Quindi bisogna lavorare in questo campo più che in altri molto sull'informazione, sui fattori culturali, su cambiare il sistema e poi anche far conoscere ai cittadini che vi sono degli strumenti previsti dalla legge per poter controllare. Laddove c'è una maggiore trasparenza diminuiscono i fatti corruttivi e la corruzione. Un effetto preventivo. Assolutamente. Però a questo punto, quanto sia diffusa la corruzione in sanità, insomma abbiamo opinioni diverse, però io vorrei capire da lei, Macchia, poi tutto questo come si traduce, diciamo, quali conseguenze ha sulle prestazioni sanitarie? Perché finiscono con il peggiorare di fatto? Beh, è evidente che nel momento in cui si va a sottrarre questa ipotetica cifra di 6 miliardi a direttamente ai letti del paziente, quindi alle cure, alla disponibilità delle cure del paziente, è chiaro che vengono direttamente sottratti poi dei servizi. In un momento come il nostro, in cui oggi abbiamo... Mi può fare qualche esempio, così capiamo bene? Che, ma gli esempi possono essere i più disparati. È chiaro che
quello che è tutta l'innovazione che ha costi molto alti e che fornisce dei servizi aggiuntivi e innovativi per i cittadini. Quindi, insomma, capire bene, pago un servizio di più perché devo farci uscire anche la mazzetta? Finisco col pagare come Stato un servizio di più e quindi finisco per non avere soldi magari per comprare una TAC che mi servirebbe per accorciare le liste d'attesa piuttosto che una strumentazione innovativa per una procedura chirurgica. Margherita, no. Succede questo? Succede questo, sì, è successo in molto nella sanità. Adesso per fortuna stiamo andando verso un'epoca migliore, verso un progressivo miglioramento di questi meccanismi che non consentiranno più di fare simili furbizie. I soldi prima andavano a finire nelle mani tutti questi soldi, 6 miliardi, da chi escono e a chi vanno? È questo che mi sfugge, ma sono io che non capisco, perché quando si tratta di numeri sono un macello. Purtroppo vanno in rivoli, cioè non è possibile individuare dove vanno perché vanno in rivoli. Che devo saltare una lista di attesa, voglio saltare una lista di attesa, a chi do i miei soldi? Allora, purtroppo ti faccio l'esempio dell'ospedale del Ruggi Aragona di Salerno, lo scandalo di una settimana fa. Il paziente operato al tumore al cervello. I pazienti che dovevano essere operati al tumore del cervello che pagavano ai primari di due ospedali diversi tra i 5 e i 60 mila euro per slittare le liste d'attesa, perché purtroppo le liste d'attesa non sono trasparenti come tu dici, perché c'è un problema di privacy. La privacy impedisce la trasparenza delle liste d'attesa e quindi, non essendoci trasparenza, automaticamente possono essere... Margherita, di fatto, poi Massimiliano prima richiamava in causa le dichiarazioni anche forti di Cantone, no? Cantone, lo abbiamo ascoltato in questione, l'abbiamo sentito, ha parlato anche di gestione, cioè qui c'è una nuova frontiera delle sale mortuarie, di affari illegali con le agenzie funebri, insomma, ci è andato davvero giù pesante. Ma noi ne scriviamo, io mi occupo di sanità dal 90, dal 90, non voglio dire quanti anni ho, ma non facciamo i calcoli. Ma queste cose, uno dei primi articoli che ho scritto era sullo scandalo delle camere mortuarie, cioè non è che... Ma non sembra di vedere miglioramenti? No, ci sono miglioramenti. Al Policlinico hanno tolto la gestione delle camere mortuarie e l'hanno portata all'interno, ci sono, si comincia a muovere qualcosa. Ecco, io non discuto sui dati, però dico che bisogna un po' finirla tutti quanti, anche noi, io, il mio giornale, gli altri giornali, i titolisti, di fare un po' i disfattisti, perché se no alla fine non si può chiedere a nessuno. Questo sistema sanitario è pieno di magagne, ha dei difetti, però è l'unico sistema pubblico che resta in piedi. Voi lo sapete meglio di me, leggevo ultimamente della grande crisi del sistema inglese. Che certo. È completamente in pieno disfacimento. Ma noi infatti ovviamente, come al solito, fare di tutte le erbe un fascio è sbagliato, è chiaro. In questo momento ci sono questi dati e ci troviamo a commentare questi dati. Noi a marzo, fine marzo, abbiamo presentato un rapporto su buone pratiche e sprechi in sanità, proprio perché abbiamo voluto mettere in evidenza che anche se da una parte ci sono gli errori medici, gli sprechi e quant'altro, dall'altra parte invece ci sono delle punte di eccellenza e quindi le abbiamo volute evidenziare. Emilia Romagna, Toscana, si citava prima, sono tanti i luoghi dove ci sono delle punte di eccellenza. Il problema è che noi vorremmo un sistema appunto che sia eccellente per tutti, dove gli sprechi sono limitati, e combattere la corruzione significa anche parlarne, anche far uscire questi dati che poi chiaramente sono su una percezione della corruzione, perché non si possono misurare i fenomeni corruttivi prima. È chiaro che o lo si fa sulle sentenze, sulle cause, su quelli reali, oppure è chiaro che negli altri casi, ma lo si fa anche negli altri paesi, non solo in Italia, è sulla percezione. Una piccolissima cosa, prima si parlava di liste d'attesa, questo ci tengo molto, e il dottor Macchi appunto diceva c'è un problema di privacy, quindi se da una parte abbiamo delle leggi che favoriscono la trasparenza, dall'altra parte però cozziamo con la privacy. Il dottor Cantone però lui stesso diceva che bisogna trovare un modo e un sistema per intervenire per controllare le liste d'attesa. Noi come cittadini attivi ci siamo, la nostra associazione c'è, si mette a disposizione anche dell'autorità per trovare un metodo per intervenire su questo. Questo mi sembra interessante, Macchia, e a questo punto abbiamo iniziato a percorrere l'Italia, abbiamo detto, insomma, facciamo di tutto l'Erbe un fascio, abbiamo detto la Toscana, l'Emilia Romagna, dovendo dare uno sguardo all'Italia, così come si sta muovendo, dove si stanno registrando dei miglioramenti, ecco, per non
essere disfattisti. Come no, ma assolutamente Margherita. No. Se noi andiamo a leggere, è chiaro che poi il dato che emerge sono sempre i dati negativi, perché è chiaro che sono quelli che fanno un po', che colpiscono più l'attenzione. E tra l'altro, poi è giusto che il sistema sanitario lo vogliamo migliorare. Assolutamente no. Infatti, io volevo sottolineare questo: la giornata nazionale contro la corruzione in sanità, che abbiamo istituito il 6 di aprile e che abbiamo realizzato il 6 di aprile, ha come sottotitolo "Per la salvaguardia del sistema sanitario nazionale". Noi in primi, con Transparency, con Conscienza e con Rischio, siamo i primi difensori del sistema sanitario e della sua universalità. È proprio per questo che vogliamo contrastare i fenomeni di tipo corruttivo. La corruzione, se la andiamo a vedere, è particolare in Italia. Lo studio che abbiamo fatto anche nel passato ci ha permesso di caratterizzarla in due modi. C'è una corruzione concentrata e accentrata, un po' come i sistemi sanitari, che sono più organizzati al nord rispetto al sud. La corruzione segue esattamente la stessa logica: al nord è più organizzata e fa capo ai vertici, e quindi più strutturata, più verticistica, più meno invece al sud è più parcellizzata e meno organizzata, e quindi è più lasciata alla singola attività, magari del singolo operatore che ha quindi più libertà di muoversi. Quindi in un certo senso anche più difficile da individuare e da colpire. Molto più difficile da individuare, infatti se noi andiamo a vedere gli scandali, io racconto sempre una cosa, dico che da Mani Pulite ad oggi, nel 92 c'è stato l'arresto di Mariuccio Chiesa per una tangente sanitaria che ha dato il via a Mani Pulite. Dal Mani Pulite ad oggi ogni anno è stato caratterizzato da un grosso scandalo sanitario. Se noi andiamo a vedere, i grossi scandali sono stati molto spesso al nord, non perché ci sia più corruzione dal punto di vista quantitativo, ma perché forse è più individuabile, perché è più aggregata. Sul rapporto che abbiamo visto ci sono tantissimi elementi positivi, perché è stata applicata la normativa anticorruzione. Proprio su questo, no? Riprendendo anche gli spunti, le suggestioni di Margherita, che ce le parlava per la verità a livello regionale, insomma, lo strumento della centrale unica d'acquisto, sì, certo, per i farmaci, per i macchinari. Oggi Repubblica pubblicava l'intervista all'amministratore delegato Marroni della Consip, no? La SPA del Ministero dell'Economia, che insomma svolge proprio queste funzioni di centrale unica d'acquisto. Vediamo il pezzo. Allora, nel titolo si evidenziava: il prossimo obiettivo è la sanità. Allora, Marroni diceva: abbiamo appena iniziato. Io a lei voglio chiedere se finora tutto questo non ha funzionato, cioè se i dirigenti della ASL magari sono piuttosto reticenti a rivolgersi alla Consip ancora, cioè, insomma, c'è strada da percorrere. Marroni per la verità diceva: stiamo per iniziare con l'appalto delle siringhe, però diciamo questo stiamo per iniziare un pochino ci allarmava. Oggetto emblematico le siringhe. È abbastanza emblematico, sì, si parla di costi standard in sanità ormai da 10 anni, Margherita lo sa bene. Quando se ne si parla di questo, sempre la siringa. C'è il classico costo della siringa. In realtà non si è mai riuscito a farlo, perché ormai è molto complesso l'applicazione dei costi standard sugli elementi sanitari, sui device sanitari. E senz'altro la soluzione delle centrali d'acquisto uniche, quindi aggregazione delle centrali d'acquisto, è un elemento di estrema utilità, perché permette di effettuare meno gare e quindi aumentare il livello dei controlli sulle singole gare, e quindi è un elemento importantissimo. Consip potrebbe, poi Marroni ha un'esperienza diretta sul campo, perché è l'ex assessore alla sanità della Toscana, quindi senz'altro è, come dire, può unire le due competenze, e quindi senz'altro ci aspettiamo veramente un grande aiuto da Margherita. Ce la faremo a evitare questo strano fenomeno per cui appunto la famosa siringa costava da una parte il triplo che dall'altra? Ce la faremo? Sì. Adesso vorrei raccontare una cosa. Marroni mi ha detto, parlando di siringhe, che a proposito di costo delle siringhe, per avere il quadro dei prezzi, dei costi, delle gare che vengono fatte in Italia, hanno dovuto assumere una persona proprio lì a Consip, prendere a contratto, perché si occupasse di riunire tutta questa materia, quindi ci immaginiamo che cosa sia. Comunque lì per la siringa le gare stanno partendo e ne stanno facendo altre, alcune sono già partite, non so, gli ecografi, i mammografi. Sicuramente è un'operazione che richiederà altro tempo, però perlomeno adesso c'è la legge, perché prima non era obbligatorio per un'ASL. Anche qui le leggi nostre italiane sono sempre
sempre così indefinite in certi punti. Prima non era obbligatorio che una ASL e un direttore generale facesse riferimento alla centrale, era un optional, invece adesso diventa obbligatorio. E questo può segnare un definitivo cambio di passo. Sì, una cosa invece su cui sono negativa, e questo se no sembra che faccio il ministro della salute, che parlo sempre bene. Sei una buona candidata. Sì, diciamo. Parlo sempre bene della sanità pubblica. Sono negativa sulla prospettiva invece di introdurre un sistema trasparente nelle nomine dei primari, dei direttori generali. Ecco, quello sono meno ottimista. C'è di mezzo la politica. Esatto. E sulla possibilità che la politica possa uscire da questi meccanismi, lì non ci credo. Mori, quanto ottimismo voi di Cittadinanza Attiva? Cioè, le norme legislative ci sono, fin qui sono sufficienti? Allora, che cos'altro ha il cittadino a disposizione? Le norme ci sono per il momento, perché comunque in questi giorni si sta anche parlando di rivedere delle norme in tema di trasparenza, il cosiddetto decreto sul FOIA italiano, che racchiude in realtà una serie di norme che riguardano proprio l'accesso alle informazioni, e se dovesse passare questa revisione di quel decreto, noi come Cittadinanza Attiva insieme ad altre associazioni abbiamo chiesto al ministro Madia di non approvare quel disegno così com'è, si verrebbe restretto un pochino il campo di azione e di controllo da parte dei cittadini. Le norme comunque diciamo che ci sono, ma da sole non bastano. Purtroppo mi ripeto, perché bisogna lavorare sul fatto culturale anche degli stessi dirigenti. I dirigenti sono obbligati a fare il piano triennale anticorruzione, però la norma dice che si deve fare un piano triennale anticorruzione, però tra farlo e farlo bene, e farlo poi applicare, lavorare sulla formazione di ogni dipendente, eccetera, ce ne vuole. Noi chiaramente siamo ottimisti sul fatto che speriamo che si arrivi a raggiungere questi traguardi. Siamo noi, abbiamo scoperto che i piani, non soltanto nel campo sanitario, ma un po' ovunque, restano sulla carta. Appunto, dobbiamo far sì che non rimangano sulla carta, ma che siano veramente partecipati e che ci si possa credere e ci si possa lavorare seriamente, perché altrimenti sono soltanto delle scartoffie, l'ennesimo passaggio burocratico che non serve e non è utile per nessuno. E in tutto questo noi poveri cittadini come possiamo difenderci? Uno strumento è indicato nello stesso rapporto. Eugenia. Sì, c'è la digitalizzazione della sanità, però anche su questo siamo un po' in ritardo, sia cittadini che medici. Infatti soltanto il 6% degli italiani prenota le sue visite online, contro un terzo dei cittadini finlandesi e danesi e contro il 27% dei cittadini spagnoli. E passiamo invece dal lato dei medici. In Italia solo il 31% dei medici utilizza le reti digitali per lo scambio dei dati sui pazienti con gli altri operatori sanitari, mentre in Danimarca, pensate, si arriva appunto del 92%, in Spagna del 64%, al Regno Unito sono comunque al 53%. Con l'informatizzazione però è provato, si aumenta la trasparenza e si riducono gli sprechi. E anche in Italia, anche su questo ambito, le differenze tra regione e regione sono tante. Margherita, poi c'è anche questo, che noi siamo sempre in ritardo su tutto. Sì, in ritardo anche per la digitalizzazione delle ricette, delle prescrizioni. Il sistema è partito a marzo, quella è una grande rivoluzione, quella permetterà di verificare anche quanto si prescrive, che cosa si prescrive, se è sempre tutto appropriato, se c'è una concentrazione di prescrizioni in determinate direzioni. A proposito di piani applicati e non applicati, sì, anche questo anticorruzione in sanità stenta a decollare, è stato nominato, credo, nelle ASL, non so se è così, il responsabile, però poi non si sa che cosa farà. A proposito di piani che non vengono realizzati, venendo qui pensavo a quello antinquinamento. E chissà che fine ha fatto che l'Aurelia è piena di macchine in doppia fila, che era invece quelle che dovevano ricevere multe pesanti perché rallentano il traffico. C'è dato un po' di spunti per qualche approfondimento futuro. Margherita Mori, c'è poi la vasta platea che ci sta molto a cuore di anziani pazienti, cui forse il servizio sanitario dovrebbe prestare, con tutte le sue zone positive, le sue invece disfunzioni, dovrebbe prestare più attenzione. Gli anziani, le fasce deboli, le fasce più svantaggiate. Noi vediamo che, nonostante appunto la salute sia un diritto costituzionalmente garantito, sempre di più purtroppo dagli nostri ultimi rapporti emerge che i cittadini
o si rivolgono al privato, e quindi questo è molto triste, perché appunto l'Italia invece ha rappresentato fino a qualche anno fa una punta di eccellenza e deve tornare a quei livelli, oppure in altri casi addirittura proprio quelle persone anziane, proprio le persone che hanno meno possibilità economiche rinunciano addirittura a curarsi, e questo è molto triste, oppure non utilizzano quei servizi di prenotazione online perché non hanno quegli strumenti. Anche su questo bisogna lavorare molto, sulla informazione dei cittadini. Questo per quanto riguarda i cittadini, ma poi chi si rende responsabile di atti corruttivi? Beh, il rapporto propone delle misure di contrasto davvero molto severe. Si parla di DASPO. Io ero rimasto a che il DASPO, come dire, lo si dava agli ultra. Tutti. Macchia. Esatto, dal nostro punto di vista è una proposta che noi facciamo, che teniamo molto. Dal nostro punto di vista sarebbe il caso di cominciare a essere un po' più rigidi, non solo sul calcio, ma su cose delicate come la sanità. Anche il calcio è una cosa seria, No. Senz'altro sì. Spieghiamo il DASPO, però non diamolo per scontato. Il DASPO significa l'allontanamento dai campi di calcio nella sua accezione originaria, dagli stadi, per gli ultra che si sono macchiati di atti di violenza. La nostra proposta è che chi viene condannato in via definitiva per episodi di corruzione all'interno dell'ambito sanitario, quantomeno non diciamo che non possa essere rimesso a gestire la cosa pubblica perché sarebbe troppo forte, ma quantomeno possa essere allontanato da un settore così delicato come quello della sanità. Allora Margherita, diciamo, c'è tante proposte, queste del DASPO, cioè chi ha condanna definitiva. Favoloso. Poi ce ne sono altre, ho visto loro, per esempio c'è quella di avere degli agenti provocatori che testino, insomma, l'integrità dei dirigenti e dei manager. Ho visto che c'è anche la cosiddetta mozione Robin Hood, cioè in questo caso la confisca ai corrotti. No, devo chiedere a Margherita se pensi che siamo veramente a questo, se davvero ti sembra necessario. Beh, la prima proposta sarebbe assolutamente necessaria, perché vediamo in continuazione ricicciare fuori, come diciamo, gente che io mi ricordo sempre dal 90 lontano, da quando scrivo di sanità, che allora commisero questo, poi sono andati lì, hanno fatto un'altra cosa e adesso sono ancora in sella. Questo è veramente inaccettabile, e non credo che espellerli dal mondo della sanità dovrebbe essere così difficile. Basta fare una norma. Assolutamente, non c'è la volontà. Si potrebbe fare, è una norma semplicissima da approvare, basterebbero in realtà degli anticorpi morali che probabilmente in ambito nomine non ci sono, e senz'altro, mancando questi anticorpi morali, chiamiamoli, sarebbe interessante avere una norma dedicata a questo. No, il quadro è sconfortante, allora io mi chiedevo... No, il quadro è davvero sconfortante rispetto a quello che, insomma, si è detto qui, la situazione è davvero molto ingarbugliata, Macchia. Allora io mi chiedo, ma l'etica in sanità la si può promuovere o no? Sì, il nostro istituto, assolutamente sì. Noi ne siamo un filosofo tedesco, un illuminista tedesco diceva che non si poteva insegnare l'etica, questo è vero, ma senz'altro la si può promuovere, cioè la si può trasferire l'un l'altro cercando di far comprendere come ci si deve comportare di fronte ai dilemmi etici. È quello che noi stiamo facendo, da una parte con l'imponente percorso di formazione che stiamo facendo all'interno di questo progetto. All'interno di questo progetto noi incontreremo solo nel primo anno 1500 operatori della sanità, e altrettanto faremo nel secondo e nel terzo anno, quindi quasi 5.000 operatori che andremo a incontrare e con i quali andremo a confrontarci su dilemmi etici. Ma la cosa interessante è che nell'ambito della prima giornata nazionale contro la corruzione in sanità, e questo mi dà molta speranza invece, noi abbiamo organizzato con Cittadinanza Attiva, con il segretariato degli studenti di medicina, con il segretariato dei giovani medici e con l'Associazione Italiana Medici, Associazione Italiana Medici e Confedersanità, è una delle postazioni in tutta Italia, in tutti gli ospedali d'Italia, delle postazioni anticorruzione, all'interno delle quali si è invitato delle persone, tutti gli operatori e i cittadini, a partecipare e a impegnarsi in prima persona. Un altro strumento. Quello importante. È il vero strumento. Quindi, a dispetto, e il coinvolgimento di giovani, dei giovani medici, dà veramente speranza, che la parte migliore della sanità. Quindi, a dispetto delle tante difficoltà, insomma, ci ha consentito, Macchia, di chiudere con qualche nota di speranza. Grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi. Ci fermiamo un momento, torniamo subito dopo la pubblicità. Nel nostro spazio dell'approfondimento oggi ci occuperemo di accoglienza e del dramma continuo dei migranti. Ci collegheremo con l'isola di Lesbo, dove si trova il nostro inviato Vito Dettore. Ci vediamo tra pochissimo.